Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia. Per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna ci guiderai tutto l'essere, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Siamo nati dalla decisione di un amore incomprensibile, da una luce che si fa toccare, a noi sembra una cosa impossibile. Beato chi sa amare e riesce a camminare nell'invisibile, dal buio più totale chi ci salverà è solo cuore, la forza di gravità. Siamo nati nella previsione di una storia indistruttibile, fatti per un tempo senza fine, a noi sembra una cosa impossibile. Beato chi sa dare un tocco immortale di gioia invincibile, esposta alle montagne con la libertà di un sognatore, la forza di gravità.
Dal libro di Cielo, volume 1, capitoli 15 e 16. Dopo queste cose, un giorno dopo la comunione, me lo sentivo in me tutto amore, che tanto mi voleva bene, che io stessa ne restavo tanto meravigliata, perché mi vedevo così cattiva e incorrispondente, e dicevo dentro di me: fossi buona almeno e corrispondessi, ho timore che ancora mi lasci. Questo timore di lasciarmi l'ho avuto sempre e lo tengo ancora, e delle volte è tanta la pena che sento che credo che la pena della morte sarebbe minore. E se lui stesso non viene a quietarmi, non so darmi pace. Ho timore che ancora mi lasci ed invece vuole stringersi più intimamente a me. Mentre così me lo sentivo dentro di me, con voce interna mi disse: diletta mia, le cose passate non sono state altro che un preparativo. Adesso voglio venire ai fatti. E per disporre il tuo cuore a fare quello che voglio da te, cioè l'imitazione della mia vita, voglio che ti interni nel mare immenso della mia passione. E tu, quando avrai ben capito l'acerbità delle mie pene, l'amore con cui le soffrii, chi sono io che tanto soffrii? E chi sei tu, vilissima creatura? Ah, il tuo cuore non ardirà di opporsi ai colpi, alla croce che io per solo tuo bene le tengo preparate. Ma anzi, il solo pensare che io, tuo maestro, ho sofferto tanto, le tue pene ti parranno ombre confrontate con le mie, ti sarà dolce il patire, e giungerai a non poter stare senza patimenti. La natura pensava, tremava al solo pensare ai patimenti. Lo pregavo che lui stesso mi desse la forza, perché senza di lui mi sarei servita dei suoi stessi doni per offendere il donatore. Onde mi diedi tutta a meditare la passione. Mi fece tanto bene l'anima mia che credo tutto il bene mi sia venuto da quella fonte. Mi vedevo la passione di Gesù Cristo come un mare immenso di luce, che coi suoi innumerevoli raggi mi ferivano tutta. Cioè, raggi di pazienza, di umiltà, di ubbidienza e di tante altre virtù. Mi vedevo tutta circondata da questa luce e ne restavo annichilita nel vedermi così diversa da lui. Quei raggi che mi inondavano erano tanti rimproveri per me. Mi sentivo dire: un Dio paziente, e tu? Un Dio umile e sottomesso anche ai suoi stessi nemici. E tu? Un Dio che soffre tanto per amore tuo. E le tue sofferenze dove sono per amore suo? Lui stesso alle volte mi faceva la narrazione delle pene da lui sofferte, che ne restavo tanto commossa che piangevo amaramente. Un giorno mentre lavoravo, stavo considerando le pene acerbissime che soffrì il mio buon Gesù. Il mio cuore lo sentivo tanto oppresso dalla pena che mi mancava la respirazione. Temendo di qualche cosa, volli distrarmi con l'uscire fuori al balcone. Faccio per guardare in mezzo alla strada, ma che vedo? Vedo la strada tutta piena di gente e in mezzo il mio amante Gesù con la croce sulle spalle. Chi lo tirava da una parte e chi dall'altra, tutto affannoso, col volto grondante sangue, che alzò gli occhi verso di me in atto di chiedermi aiuto. Chi potrà dire il dolore che provai? L'impressione che fece nell'animo mio una vista così compassionevole. Subito entrai dentro. Non sapevo io stessa dove mi trovavo, il cuore me lo sentivo spezzare per il dolore. Gridavo, piangendo gli dicevo: mio Gesù, vi potessi almeno aiutare, vi potessi liberare da quei lupi così arrabbiati. Ah, e vorrei almeno soffrire quelle pene invece vostra, per dare un sollievo al mio dolore. Deh mio bene, dammi il patire, che non è giusto che voi tanto soffrite. Ed io, peccatrice, stia senza penare. Ecco, questi scritti, questi due capitoli, a cui poi ne seguo un altro, insomma, dove che mediteremo, se Dio vuole, domani, dove Luisa spiega che da questo momento in poi, con le prese, una tale brama di sofferenza e di amore alla croce,
che se la sarebbe poi portata per tutta la vita. Altro tratto distintivo, ecco, delle autentiche e genuine e celesti spiritualità, chiamiamole così. Noi dobbiamo ben focalizzare questo nuovo tassello che Gesù pone nel cammino formativo di Luisa per comprenderne l'importanza. Allora, la contemplazione della passione di Gesù. Tutti i maestri di spirito hanno sempre insegnato, da che mondo è mondo, che non esiste meditazione e contemplazione più salutare della passione di Gesù. Perché? Perché la passione di Gesù è il riflesso vivo di tutte le virtù del Figlio di Dio incarnato e soprattutto del suo amore per noi che si è manifestato, ecco, nelle sofferenze atroci. E parliamo solo di quelle visibili per ora, che ha sofferto per la nostra salvezza. E tutte quante le considerazioni che intorno a questo mistero ruotano. Cioè Gesù le porta l'attenzione, stai attenta bene, non solo a quello che è successo, ma a chi è colui che ha tanto sofferto. A quanto grandi sono state le sofferenze e con quanto amore le ha vissute e offerte. Sono queste le tre caratteristiche fondamentali con cui ci si deve accostare alla meditazione sulla passione di Gesù. Chi è colui che ha sofferto? Cosa ha sofferto? E come ha sofferto? Ricordiamo sempre che un cristianesimo senza croce, un Cristo senza croce non esiste. Non c'è. Allora, quali frutti produce questa straordinaria meditazione? Frutti immensi, evidentemente. Cioè, allora voi pensate a quante persone passano la vita a lamentarsi, a brontolare. Veramente a strascinare la croce molto peggio di Simone il Cireneo, no? A me qualche volta è capitato da sacerdote, insomma, di sentire, per carità, le sofferenze delle persone sono grandi, vanno accolte, vanno comprese, vanno compatite, ma vanno anche illuminate, no? Cioè, bisogna poi aiutare le persone, figlio mio, fratello mio, sorella mia. Figlia mia, capisco, è un grande dolore, una grande sofferenza, però ricorda sempre una cosa, questa sofferenza non è paragonabile alla minima che ha sofferto nostro Signore. E questa sofferenza in te, che sei un essere umano, a differenza delle sue, ha due caratteristiche. Tu sei un uomo e non sei Dio. Tu sei un peccatore e non sei un santo. Quindi, che noi soffriamo un po', come ci insegnò dalla cattedra della sua croce il buon ladrone, noi ce lo meritiamo. E guai a chi pensa di non meritarlo. Anche se le croci, come Gesù insegna qui, è per questo che dovremmo abbracciarle con tutto l'amore che possiamo, sono tutte strumenti di formazione, di purificazione e di correzione. Quindi la croce qui ha il compito di santificarci. Quindi è un atto d'amore di Gesù nei nostri confronti. La croce di Gesù è stato un atto di amore di Dio nei confronti dell'umanità, non nei confronti di Gesù su suoi, perché non aveva nulla da purificare, da santificarci. Quindi noi abbiamo questo. Ma se anche non ci fosse questo, e c'è, ed è questo lo scopo primario per cui Dio ci fa soffrire o permette che soffriamo, se anche non ci fosse questo, noi dobbiamo dire, signori, a me mi merito di questo è molto di peggio. Però
per quello che ho fatto. E ricordiamo sempre che nessuno, ma dico nessuno, e dico il vero, va esente da questa frase. Nessuno. O in atto, come la maggioranza degli uomini, o quantomeno in potenza, come una minoranza assolutamente esigua dei membri della razza umana, cioè che non avessero fatto grandi peccati, ma che devono sapere che ne possono fare di enormi e anche di peggio, come tutti quanti i santi degni di questo nome hanno sempre vissuto nel cuore. Rimando alla meditazione che abbiamo fatto nei giorni scorsi sull'umiltà, sulla vera umiltà. Allora, è chiaro che in questa meditazione tutto parte dalla contemplazione e dalla meditazione dei misteri di Gesù. Non è un caso, ecco, che poi il Signore, vedremo anche come in questi scritti, ha ispirato, ecco, non si è ispirato in senso forte, insomma, no? Nel senso che c'è una sua compromissione diretta in questo, le ore della Passione. Che sono non soltanto una scuola, tra l'altro, di quello che Gesù ha sofferto, non solo dall'esterno ma anche dall'interno, con tante rivelazioni, per esempio la passione dell'amore, la passione divina che Gesù ha sofferto e che nessuno conosce, no? Quelle si vede bene, soprattutto nella prima ora del Getsemani, no? Quando lui si dice: ma che succede? Io non ti vedo con i chiodi reali, non ti vedo con le spine reali, eppure io vedo che tu hai i chiodi nei polsi, le spine nella testa, ma che succede? I flagelli, che succede? E Gesù spiega che quella è la passione dell'amore, ciò che la divinità ha fatto sentire alla sua umanità, e spiega questo in confronto a quello che vedrai tra poco, è coccole, ecco. Quello che vedrai tra poco in confronto a questo sono coccole. Ecco, dire insomma che anche quando contempliamo l'inumana, l'inaudita, la spaventosa violenza della passione, noi rimaniamo abbastanza, se non abbiamo cuori di pietra, scossi, folgorati. Ecco, addirittura Gesù, come vediamo qui, per la prima volta, e in questo modo del tutto singolare, vedete, dico questo è molto altro, pone Luisa a contatto diretto con la sua passione. Ecco, il titolo del capitolo, sappiamo che i titoli sono costruiti e fatti insomma dai redattori, dice: la prima visione di Gesù penante. È molto bella questa visione, no? Perché Gesù le mostra un pezzo della via dolorosa, la situazione, lo stato, quindi come Gesù era veramente un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi, non dice il Salmo 21, e alza gli occhi per guardarla, dobbiamo contemplarla questa scena, no? Dobbiamo immaginare questo sguardo pieno d'amore di Gesù che però dice: oi, mi dai una mano, mi aiuti? E questo lo dice a tutti noi. Noi non possiamo fare finta di niente. Non possiamo, cioè nella divina volontà, nella santità, Gesù spiega, cioè guarda che la santità è l'imitazione della mia vita. Ecco. Sapete che a fianco all'imitazione di Cristo, Tommaso da Kempis scrisse anche un testo aureo che si chiama L'imitazione di Maria. E ripeto che tanto è la stessa identica cosa, fatto perché quei due con la D maiuscola erano due in uno solo. Quindi la vita di Gesù era la vita di Maria e la vita di Maria era la vita di Gesù. Però la vita di Gesù fu una vita offerta, fu una vita immolata. E la scienza, la scuola dell'immolazione, del sacrificio, dell'offerta, la si impara contemplando la dolorosa passione. Ecco perché una delle prime cose da fare, a mio avviso, modestissimo,
quando si fa la scelta di inoltrarsi nel cammino della divina volontà, sempre meglio chiamarlo così, quindi di bussare alla porta di questo aureo regno ed impero e sperando che qualcuno ci apra, ecco, cominciare a muovere. Lì c'è una porta d'accesso, no? Ecco, c'è una porta d'accesso che apre appunto l'accesso ad una via, a un cammino dove ci si prepara, dove ci si abilita, dove ci si attrezza, dove si comprende, dove si conosce. E allora io suggerisco, questa è una mia cosa personale, ma a chiunque voglia fare questo cammino deve prendere le ore della passione di Luisa e deve fare a proposito di farne una al giorno, non di più, ma vita natural durante. Sperando che al termine della vita ce la siamo magari imparata a memoria, passaggio per passaggio. Quindi un tempo della giornata, le ore della passione, a seconda del tipo di ora, possono durare anche 10 minuti, quelle più brevi, fino ai 40-45 minuti, quelle più lunghe, che sono la terza del Getsemani e la crocifissione, dove c'è la supplica per disarmare la divina giustizia, che è molto bella. Deve essere assolutamente parte e nutrimento della nostra vita interiore. Perché a quella scuola tutti dobbiamo convertirci e dinanzi alla passione di Gesù, vedi, cioè Gesù gli dice, dobbiamo imparare a stare, cioè a stare in silenzio, perché qualunque cosa ci dovesse succedere è sempre troppo poco ed è sempre meritata. Questo è il primo effetto che deve produrre la meditazione della passione. Tante volte quando qualcuno si viene a lamentare, ho già accennato, dico scusa un attimo, ma a te ti hanno mai sputato in faccia, d'accordo? Ti hanno sputato in masai, che significa sputato, proprio che ti arriva uno sputo su un occhio e ti cala la bava sul viso, insomma, ma non uno. Facciamo 4-5 sputi, d'accordo? Ma ti hanno mai sputato in bocca? No. A Gesù sì. E allora tu, figlio mio, io capisco che stai soffrendo tanto, d'accordo? Non è che voglio dire, non so, che, ecco. E forse io al posto tuo sbraiterei 100 volte peggio di come sbraiti tu. In ogni caso, però, sia tu che io, se sbraitiamo o se sbraitassimo, nostro Signore, quando ci incontra dall'altra parte, ma che ci dice? Ci dice, figlio mio, hai sofferto? Sì, lo so che hai sofferto. Ma vogliamo fare un paragone? Vuoi mettere le tue pene con le mie? Vuoi mettere le tue pene meritate con le mie che le ho offerte soltanto per tuo amore? Vuoi mettere le pene tue che sono finite e sono comunque le pene di un essere umano? D'accordo? Peccatore con le mie? Infinite alcune, acerbissime le altre e sofferte da chi? Uomo, aveva la dignità di figlio di Dio. Che cosa gli rispondiamo a Gesù? Questo è il primo effetto, ma questo è ancora troppo poco, perché il secondo effetto è l'amore alla croce, il desiderio di soffrire. Questo è il secondo. Non c'è cammino di santità autentico, non c'è. Se l'anima non comincia a abbracciare anche volontariamente il patire. Non c'è. È evidente che, specialmente per quanto riguarda alcune forme di mortificazione, dal momento che purtroppo la nostra natura umana guasta tutto, il nostro amor proprio si infila, la nostra gratificazione, l'orgoglio spirituale, l'illusione spirituale, guardate. Credetemi, io insomma ho un pochino di esperienza, il diavolo ne escogita di tutti i colori e ha degli alleati enormi dentro la nostra umana volontà, quindi a volte veramente ci tratta come il gatto col topo. Quindi questo per dire che
I propri desideri di patire vanno sempre sottomessi all'obbedienza di persona saggia e prudente e al suo prudente consiglio. D'accordo? Ecco, se uno si ammazza di penitenze e ingrassa è proprio io. Sono sempre successe queste cose qui. E magari si pensa pure di essere santo per quattro sciocchezze che fa. Ecco, d'accordo? Che in confronto alle pene di Gesù, anche le grandi austerità dei santi sono gesti poco più che simbolici. D'accordo? Quindi questo rimanga sempre chiaro, perché Santa Rita d'Acascia, la grande Santa Rita d'Acascia, una spina ebbe, una. E andate a leggere, insomma, le fonti, che cosa racconta, e dice che il dolore era così lancinante che non si poteva vivere. Una spina, una sola. Gesù ce l'aveva un casco inestricabile, insomma, lo vediamo nelle ore della passione, con le spine che gli entravano nel cranio, gli arrivavano le punte addirittura sulle palpebre, sugli occhi, sulle orecchie, sulla nuca. Cioè, non, nessuno di noi può immaginare un'atrocità del genere. Capite? Quindi sono tutti quanti gesti poco più che simbolici, d'accordo? Ecco, vanno però soggetti, insomma, al vincolo dell'obbedienza, ecco, perché trattandosi di cose apparentemente grandi e comunque oggi non sempre ben comprese e praticate, insomma, no? C'è qualcuno che anche snobba, anche sembrerebbe in ambienti ecclesiali, queste cose, o quelle tacce di superate, d'accordo, o cose di questo genere, posizioni che francamente non sono affatto condivisibili. Quindi, fermo restando questo argine prudenziale che deve essere posto contro le controindicazioni di certe cose, però il fine per cui Gesù ci porta nella sua passione è di suscitare nel desiderio di imitare, come dice San Paolo, Cristo e Cristo crocifisso. Noi seguiamo le orme insanguinate di Cristo crocifisso. San Pietro dice: egli patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Le orme insanguinate sono le orme di nostro Signore. E questo è quanto di più gradito ci sia per lui. Quindi una condivisione delle sue sofferenze. No? Se noi pensiamo allo splendido inno dello Stabat Mater, sapete, quella canzoncina che si dice nella Via Crucis, no? Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore, è una strofa dello Stabat Mater, no? Voglio piangere con te, associami alle tue pene, no? Sono aspirazioni e affetti che si rivolgono alla Madonna addolorata. Madonna addolorata che ha un cuore addolorato e immacolato. Questo non deve portare a nessun tipo di tristezza, ma tutti i santi hanno avuto questa via. Capite? Per cui, quando si dice che nella divina volontà c'è una forma certamente nuova, più eccellente di santità, che supera le santità tradizionali, ricordiamo sempre, questo sarà ripetuto incessantemente in queste meditazioni, che il superare non vuol dire bypassare, ma il superare vuol dire che io questo già lo vivo e vado oltre. Capite? Questo già lo vivo e vado oltre. Non questo, c'ho lo sconto perché tanto entrando nell'iperuranio dei divini voleri, queste cose, insomma, tradizionali, antiche, come qualcuno dice, no? Mortificazioni, digiuni e altre austerità, no, queste non servono più, queste qui. No, no. No. Queste sono sempre servite e servono ancora. Queste e tutte quelle altre che ci manda il Signore, che quando ce le manda Lui sono ancora più
salutari e non c'è nessuna controindicazione, non c'è sempre nessun padre spirituale per chiedergli, per dirgli posso accettare questa croce che mi ha mandato il Signore, quella te la prendi e basta, d'accordo? E senza nessuna controindicazione. Ecco. Bene, volgiamo lo sguardo al cuore addolorato e immacolato di Maria in silenzio, silenzio orante, prima di concludere la meditazione. O cuore addolorato e immacolato di Maria, ecco, la prima discepola di Gesù, sofferente e crocifisso per amore, che in tutto hai diviso e condiviso le sue pene, essendo la nostra vera corredentrice, donna forte e coraggiosa, donna intrepida, ti contempla la liturgia della Chiesa ai piedi della croce, ecco, insegnaci, quest'arte accompagnaci sempre, tu nella meditazione della passione suscita nel nostro cuore il desiderio di farne oggetto quotidiano, ecco, di una parte della nostra vita interiore, sapendo di fare cosa graditissima a Gesù e a te e anche altissimamente formativa per la nostra vita, per la nostra interiorità. Nel nostro cammino di santificazione. Il ricordo dei tuoi e dei suoi dolori siano sempre vivi nei nostri cuori, ci insegnino la santa pazienza, la santa umiltà, la santa obbedienza, perché in essi si manifesta la divina volontà siano sempre il sottofondo, l'anima del nostro cammino. Bene, possiamo ricordare oggi questa immagine del tutto singolare che ci consegna Luisa, che si affaccia dal balcone. Immaginiamo questa scena un po', anziché vedere scene comuni, insomma, la gente, le macchine, ecco, si vede sotto casa. In visione, ovviamente straordinaria, un pezzo della Via Crucis con Gesù che la guarda, no? Immaginiamolo, Gesù guarda anche noi, ci dice: cosa vuoi fare tu, figlio mio, figlia mia? Vuoi seguirmi, vuoi essere mio amico su questa via o no? Portandoci dei frutti di questa meditazione nel nostro cuore, oggi rinnoviamo la nostra risposta d'amore a Gesù. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per perdonarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.